Distretto Lions 108YA, governatore la dottoressa Liliana Caruso, il service distrettuale in oggetto è la via Annia Popilia. Quest'oggi a Nola, nel cuore della seconda circoscrizione, si svolge quella che è la sesta riunione operativa del gruppo dei coordinatori di circoscrizione regionali e per l'appunto facenti parte del distretto per discutere di questo importante service. Allora, ai nostri microfoni, i protagonisti e i relatori. Pasquale Scognamio, il presidente della seconda circoscrizione del distretto Lions 108YA, e quest'oggi accogliete proprio qui nella città di Nola, la città dei Gigli, un importante service, una riunione operativa per parlare di quello che poi è il service distrettuale della via Popilia. Facciamo un piccolo bilancio di quelle che sono le attività della seconda circoscrizione che lei sta in qualche modo coordinando, comunque seguendo in qualità di presidente. Allora, l'attività della seconda circoscrizione in questo periodo sono abbastanza avviate, per cui molti club hanno già organizzato service su vari argomenti del programma del governatore di Liliana. Diciamo che adesso noi sabato faremo una seconda riunione di circoscrizione dove abbiamo invitato sia i responsabili dei service che tutti i club a relazionare sullo stato dell'arte di ognuno dei service. Penso che avremo veramente un successo. Poi a febbraio ne faremo certamente un altro, dove a metà anno sociale potremo avere sicuramente poi veramente un risultato definitivo, dove avremo tutti i club che hanno aderito anche a questo service, questo qua di Via Popiglia, dove in questo momento sono almeno quattro club coinvolti che si trovano proprio sul tratto di Via Popiglia. Salvatore Napolitano, responsabile di circoscrizione per il service distrettuale in oggetto. Quest'oggi siamo giunti alla sesta riunione operativa. Come si stanno svolgendo i lavori per questa importante iniziativa che riguarda proprio il ripristino, il andare a scoprire un po' la storia di quella che è una via così importante, qual è la via Annia Popiglia? Ah, questa è la prima riunione operativa nel territorio nolano-napoletano ed è la sesta. Noi siamo interessati e intrigati da questa grande novità che viene finalmente ad essere valorizzata, la via Annia Popilia. Questa era forse l'unica grande arteria romana che collegava Capua, quindi Roma allora, l'impero romano, con Reggio Calabria. Un po' ignorata. Noi abbiamo sempre valorizzato la via Appia e non quella che poi interessava il nostro territorio. Abbiamo scoperto in queste ultime settimane delle tracce evidenti della via Popilia nel territorio nolano e stasera noi le rappresenteremo, ovviamente le consegneremo perché io non sono uno studioso né un archeologo. Le consegneremo ai nostri studiosi, ai nostri archeologi, perché riteniamo che attraverso questa strada ci siano stati veicoli culturali, enogastronomici, non solo militari, perché la via Annia Popilia nacque soprattutto per motivi di carattere militare. Governatore Liliana Caruso, siamo nel cuore della seconda circoscrizione, siamo giunti al sesto appuntamento, la sesta riunione del gruppo di lavoro per questo service distrettuale di grande importanza che tra l'altro molto fa parlare bene perché andava, diciamo, riscoperta, ripresa un po' dagli archivi questa via Annia Popilia, per troppo tempo forse bistrattata, comunque messa in secondo piano rispetto ad altre. E questo naturalmente è un merito che va anzitutto a lei. Grazie, sono contenta della piega che sta prendendo la cosa perché la via Annia Popilia sta diventando una sorta di fil rouge intorno al quale tutti quanti i club operano con estremo entusiasmo. Ci sono dei soci che insegnano, l'hanno portato nelle scuole, i bambini stanno lavorando su, ci stanno lavorando le università, si stanno facendo delle tesi di laurea in proposito e c'è un fermento intorno a questa Annia Popilia. L'altro giorno, durante una visita amministrativa a un club calabrese, siamo andati a visitare anche un tratto ancora più o meno integro, il ponte di Annibale, e quindi è una bella cosa. E vedo che c'è fermento e c'è entusiasmo anche da parte delle istituzioni e del mondo culturale, la cosa ci fa molto piacere.
Quando si dice Lions al servizio della società, anche questo. Eh sì, proprio questo è importante, perché non si tratta solo della rivalutazione dei beni artistici materiali, ma anche di quelli immateriali, quindi di tutta una possibilità di fermento economico e anche di lavoro intorno a questa strada.